Di Giovan Giacomo, per i lavori di realizzazione della rotonda, l'incrocio di via Fonte Regina e via Le Crispi, quali sono i tempi? Sì, ho detto che iniziamo questa settimana, abbiamo completato la parte burocratica che purtroppo è un calvario giornaliero per quanto riguarda la burocrazia, abbiamo per fortuna consegnato, lunedì dovrebbero iniziare diciamo, tecnicamente i lavori sul posto, abbiamo qualche problema con, un attimino, con i sottoservizi che dovrebbero spostare un palo per poter iniziare i lavori veri e propri e poi inizieranno diciamo, la parte che è lo sminamento perché lì il ponte all'epoca con la possibilità che siano riperti diciamo, delle bombe della guerra, stiamo vedendo un attimino, è una prassi che dobbiamo fare per legge, dunque dalla prossima settimana interverrà la ditta per fare lo sminamento, eventuale sminamento. Si andrà avanti per tutta l'estate? Sì, noi l'intento nostro è di completare la parte strutturale entro la riapertura delle scuole, dunque il 14 settembre, per poter poi iniziare i lavori a raso per quanto riguarda la rotonda vera e propria. Abbiamo anche diversi cantieri che dovrebbero partire fra domani e lunedì, mi riferisco ai marciapiedi della Nelucido, abbiamo fatto anche oggi la consegna dei lavori e la riqualificazione, quello più importante, di Colle Parco, anch'essa dovremmo fare domani la consegna lavori e documenti permettendo, dunque sarà un'estate bollente per quanto riguarda i lavori e stiamo lavorando anche in 4 edifici scolastici Zippilli, San Giorgio, Noè Lucidi e Risorgimento per quanto riguarda la messa in sicurezza dei nostri edifici scolastici, dunque sono diversi lavori in atto e speriamo di concludere nei tempi prestabiliti dalla legge.